Allora, io sono Nini Bruschetta e faccio l'attore più o meno per caso, perché faccio anche il regista di teatro con, con un'altra idea di questo lavoro. E siccome ho fatto l'attore per caso, ho scritto questo libro che si chiama Manuale di sopravvivenza dell'attore non protagonista. Fare l'attore è una disciplina. In un cinema all'aperto, che c'era a Villa Franca in un paesino vicino a Messina, c'era scritto L'arte ricrea l'anima e nobilita lo spirito, una cosa di questo genere. È un linguaggio popolare ed è esattamente quello che, che noi siamo, siamo obbligati a fare. La filosofia di fondo di questo libro diciamo che affonda le sue radici nel, nel carattere del, di chi lo ha scritto e alcune volte tu ti accorgi che il tuo posto non è quello del protagonista ma è quello del non protagonista. Secondo me, un po' quello che io racconto qua, se lo capisci... Uh, questo ti aiuta a, a, a vivere bene e a fare molto bene il tuo lavoro e a capire anche che cos'è il tuo lavoro. Però c'è anche poi il gusto di inventarsi un titolo, perché tu sai benissimo che quando si scrive un libro, il momento in cui si sceglie il titolo, soprattutto quando lo si sceglie davanti a un editore, quindi già ce l'hai fatta che lo stai pubblicando, è uno dei momenti più belli, questa scelta è, è stata legata anche al fatto che... Io in quel periodo eh, ero un po' non ossessionato, però notavo questo continuo eh, inneggiare al protagonismo che fa parte della nostra società, diciamo soprattutto della, dei media o del, del, della società della comunicazione in cui noi viviamo in cui tutti quanti dicono mettiti questi pantaloni e sarai protagonista, fatti questo shampoo e sarai protagonista, ogni cosa sei protagonista, sì, vabbè. allora facciamo invece il non protagonista e passiamo attraverso questa cosa, hai parlato dei due in cui tutti e due i registi hanno scritto il personaggio per me, la linea verticale di Mattia Torre che è una serie TV di otto puntate e il vegetale di Gennaro Nunziante e questa è una cosa che che capita di rado, cioè ti capita, o quando sei molto giovane, perché il regista, poverino, è costretto a scrivere il personaggio su di te perché non hai soldi per pagare un altro, oppure quando sei quando hai una certa età e quindi qualcuno. Pensa di poter impostare, conoscendoti come attore, perché hai visto tante cose, perché già ha lavorato con te, pensa di poter impostare addirittura la scrittura del personaggio su di te. Come fa a imparare a memoria un copione è una cosa... Mol molto difficile da spiegare per chi ha una memoria forte quando io recito in inglese subisco un trauma. Le battute eh, in inglese me le ricordo ancora. pure dei provini certe volte me le ricordo perché è faticosissimo per me. Però mi ricordo le battute dei cento passi in inglese. <ride> I can treat them this way, you must be respectful to your father's and friends. Era la prima battuta che dicevo mi imbarazza di più uh, morire perché è veramente finto. È finta la morte, no, infatti i greci non la facevano vedere, il bacio è finto quando, quando uno dei due non è un attore, se, se l'attrice è un'attrice e l'attore è un attore il bacio è vero. Io non ho mai fatto una scena di sesso, ma anche lì cioè, ci sono grandi attori che la scena di sesso se la fanno vera perché se no è, or è orribile, cioè, è una cosa, già una scena di sesso è difficilissima da girare. Il problema non è se tu baci una persona o, o, o ci fai sesso, il problema è se la ami. L'unica cosa che si può vedere oltre lo schermo è l'amore, tutto il resto è, è pornografia.